In un agriturismo, il veggente ungherese di VB, partecipavamo anche ad alcuni seminari che si tenevano in genere il sabato e la domenica in un agriturismo, sempre nei pressi di Chiusi. Ricordo la pace di quegli incontri, in cui l'ordito dell'insegnamento ci affascinava. I concetti che il soggetto comunicava attraverso Attilio Masiero, la campagna intorno alla casa che ci accoglieva, il laghetto poco distante, il vecchietto che pescava e lanciava la lenza con grazia rituale, tutto ci invitava a sentire la non mente di cui ci parlava soggetto. D'estate, quando non c'era il vento che danneggiava la registrazione, ci riunivamo nel giardino della casa. Le rondini giravano sopra di noi e nella casetta vicina una donna ammucchiava l'erba appena falciata. Dovunque c'erano erica e muschio. Un ammasso di pietre rotolate da un muretto circondava un pino vecchio e imponente. La guida soggetto ci annunciò così la via della conoscenza. Soggetto. Se qualcuno pensa che i concetti della via della conoscenza siano difficili, la mia risposta è che la via della conoscenza non soltanto è difficile, ma alle volte è proprio scarsamente comprensibile, perché si pensa di averla compresa e tre passi più avanti si scopre che la si è fraintesa. Ma questo non ha importanza. La via della conoscenza si afferma per un fascino che voi non sapete spiegarvi, anche quando concettualmente la capite poco, eppure è un fascino e laddove c'è qualcuno che è pronto, incide indipendentemente da quanto lui la articoli nella sua testa dal punto di vista concettuale. Eppure affascina, eppure per certi aspetti soggioga, salvo poi pochi giorni dopo comprendere che quel concetto vi è già sfuggito, oppure comprendere che quel concetto che pensavate chiaro vi è diventato di nuovo oscuro, o che quell'esperienza a cui si è accennato, che vi era sembrato di poter vivere, improvvisamente è diventata assolutamente incomprensibile. Continua.